Fabbriche ciclopiche, imponenti e tetre come castelli medievali, con le altissime e spesse mura di mattoni annerite dal fumo. Antri infernali, simili alle mitologiche fucine di Vulcano, dove colate di metallo fuso riempiono enormi buche scavate nella terra e poi, raffreddate e dissepolte, riappaiono alla luce sotto le sembianze di enormi ingranaggi meccanici. Gigantesche sagome di navi, più alte dei palazzi, che sfiorano le facciate delle case, crescendo giorno dopo giorno, col ferro fissato al ferro da migliaia di bulloni. Caldaie navali di dimensioni titaniche, ispide di chiodi come draghi d'acciaio. Cannoni mastodontici, issati nel vuoto, insieme ai loro fieri artefici, da argani possenti e catene di ferro. E poi la locomotiva, simbolo per eccellenza della potenza del mezzo meccanico, che supera i limiti dell'uomo portandolo a valicare quasi in volo persino le montagne, come fece negli anni 50 dell'Ottocento, con un grandioso capolavoro ingegneristico sull'Appennino, la linea ferroviaria Torino-Genova, voluta dai Savoia per unire la capitale piemontese col grande porto conquistato al regno da pochi decenni. L'immagine dell'industria, negli anni epici della rivoluzione industriale, risente dell'ideologia positivista del progresso, condivisa tanto dal mondo capitalista quanto da quello socialista. Un'ideologia che si riverbera in un'estetica fotografica e cinematografica che esalta le scoperte scientifiche, le innovazioni tecnologiche e le conquiste dell'uomo. Questa estetica magniloquente ed epica è chiaramente presente nelle 400.000 fotografie conservate nell'archivio storico dell'Ansaldo, il più grande gruppo industriale italiano a cavallo fra 8 e 900, fino al picco della Prima Guerra Mondiale, e poi ancora per gran parte del secolo scorso, seppur attraverso fasi di forte ridimensionamento e riconversione. Siderurgia, industria meccanica, navalmeccanica, elettromeccanica, navi, locomotori, aerei, cannoni, carri armati, turbine. L'Ansaldo riempie l'Italia e il mondo con i suoi prodotti. Nata a Genova nel 1852, in pochi anni crebbe fino a diventare una potenza industriale. Nasce l'Ansaldo intorno al treno, intorno alle grandi navi che devono portare sempre più braccia nelle Americhe, e quindi l'Ansaldo meccanico di San Pietro d'Arena, il cantiere di Sestri. Da lì una crescita esponenziale, continua, che si avvantaggia delle commesse statali, puntellata di record e di momenti invece di scarsa produttività o di poca capacità, ma sostanzialmente una grande azienda che arriva già con la grande guerra intorno agli 80-100.000 dipendenti e che insieme al porto fanno di Genova una capitale industriale e, diciamo, prima la culla dell'industrializzazione, dell'industria moderna come la intendiamo oggi. Fino al 30 novembre alcune fotografie dell'archivio storico Ansaldo sono esposte in una mostra a Palazzo Ducale, presso la sala del munizioniere, a ingresso gratuito. Fotografie in formato gigante, per restituire la maestosità delle officine e l'imponenza dei macchinari e dei manufatti in essi forgiati, così come l'impressione di forza della folla sterminata delle maestranze. Nel 1917, all'apice dello sforzo produttivo per la Grande Guerra, Ansaldo aveva stabilimenti su vaste aree di San Pier d'Arena, Campi e Sestri Ponente, occupava quasi 100.000 operai e produsse 4.000 aeroplani e 10.000 cannoni. L'uso della fotografia e della cinematografia da parte dell'industria, nel XIX e XX secolo, rispondeva a bisogni commerciali ma anche ideologici. Da una parte si trattava di documentare i prodotti per farli conoscere ai clienti, che nel caso di Ansaldo erano, soprattutto nel periodo d'oro, esercito, ministeri e governi stranieri. Dall'altra c'era la volontà di celebrare la potenza industriale e il ruolo di demiurgo dell'imprenditore, che portava il progresso nella società arcaica e contadina. Fotografia, grafica, film, documentari, poi tutto si sviluppa e viene utilizzato dall'impresa per documentare i processi produttivi, per reclamizzare il prodotto, ma anche per dare un'immagine di sé. Noi dobbiamo tenere presente che la classe imprenditoriale nasce quasi dal nulla. Prima il paese c'era la nobiltà, c'era il clero, non c'erano gli industriali, quindi questi, come dire, emergono, prendono poi
come dire, si mettono al centro della scena politica e economica nazionale, come in tutti i paesi, con la rivoluzione industriale, con la crescita delle imprese, e quindi devono anche, come dire, dare un'immagine di loro stessi, del loro lavoro, nobilitante. Le fabbriche erano progettate come vere e proprie cattedrali del lavoro, con facciate monumentali che rappresentavano la grandiosità dell'industria. Basti pensare allo stabilimento elettrotecnico di Campi. La presenza di questi immani edifici modificò il paesaggio rurale che per secoli aveva caratterizzato quelle zone, ma senza stravolgerlo e renderlo irriconoscibile, come invece fece, alla fine dell'epopea industriale, il passaggio dalla fabbrica all'insediamento diffuso del terziario. I visitatori della mostra più giovani restano sbalorditi di fronte alle immagini antiche che appaiono sotto quelle contemporanee nella saletta multimediale che permette di cancellare il presente e far riaffiorare il passato con una torcia di luce, facendo un magico salto nel tempo. Dove oggi ci sono centri commerciali disordinatamente cresciuti, un tempo si svolgeva l'ordinata ma operosa liturgia del lavoro. In Villa Cattaneo dell'Olmo, sede dell'Archivio Storico Ansaldo e oggi della Fondazione, e nel magazzino distaccato di Ponte Decimo, è conservato un patrimonio storico-archivistico di primissimo piano, un vero tesoro. Abbiamo tra i 15 e i 20 chilometri lineari di carte, abbiamo 5.000 filmati restaurati e trasferiti anche in digitale e altri ovviamente abbiamo a parte. Abbiamo circa 400.000 fotografie e abbiamo grosse collezioni di testimonianze orali, di titoli azionari antichi che sono molto belli graficamente, di pubblicazioni tecniche, anche di manufatti, a onor del vero. L'archivio storico dell'Ansaldo nel 2001 è confluito in una fondazione, fra cui soci c'è anche la provincia di Genova, che ha il compito di raccogliere, conservare e valorizzare il patrimonio storico aziendale, gli sterminati archivi delle aziende genovesi. È proprio a Genova, infatti, che l'industria italiana è nata. In Italia, prima dell'Ansaldo, nessuno pensava di conservare queste carte, questi filmati, queste fotografie. Per esigenze diciamo diverse, al tempo del raggruppamento Ansaldo, con Carlo Castellano, che è un imprenditore, nasce questa idea dell'archivio storico Ansaldo, poi diventa fondazione e, nel 2000, e con fondazione noi abbiamo raccolto carte filmare, Ilva Italsider, Gaslini, Bruzzo, Costa, è un patrimonio unico in Italia e ci pone a livello internazionale tra i principali.